Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale, sono Cris75. Oh, mi sono appena svegliata, qui diluvia, bellissimo, ci voleva un po' di acqua, infatti sono fuori al freschino, mi sono dovuta mettere anche qualcosa sulle spalle perché avevo freschino. Però ci voleva perché faceva troppo caldo sti giorni. Oh. Adesso sto aspettando che fa effetto la medicina per poi prendermi... far colazione e poi inizio a fare qualche lavoretto. Oggi devo andare a lavorare, ma la signora dove doveva andare mi ha chiamato che non stava tanto bene e buon, tanto dovevamo fare i vetri e questo tempo non si può. E niente, qui va meglio, i gradi adesso sono buoni. Questa è la temperatura che dovrebbe avere tutto l'anno per la Cristina. Non so bene la gatta, guardate, va a bere dal telone della Nina. Pallina, vieni, cosa bere per chi faccia lì? Ma si può, c'ha l'acqua nella sua ciotola e lei va a bere lì, vabbè. Oggi dovrei fare un po' di cosine. E vi voglio tenere con me, ragazze belle. Dunque, adesso mi sto ancora qui a godere un po' il freschino e poi faccio colazione. A dopo, ragazze. Eccomi qua ragazze, sto preparando il pranzo. Stamattina non sono riuscita a filmare niente perché ho fatto un sacco di cosine. Adesso sto preparando il risotto perché Mati vuole il risotto a mezzogiorno, vedete? E adesso do una sistemata qui alla cucina. Stamattina, vabbè, a parte, vabbè, i soliti lavori, rasettare la casa, il letto, queste cose qua, lavatrice non ne avevo, grazie a Dio. Forse, incrociamo le dita, viene il signore della lavastoviglie a vedermelo, speriamo, almeno mi ha detto, ah, tranquilla che sti giorni arrivo, speriamo. Vabbè, e poi vabbè, ho iniziato a sistemare degli altri armadietti, questi qua che vi avevo detto qua sopra, vedete, questo l'ho sistemato così, a me piacerebbe proprio chiuderlo per non vedere dentro. Poi ho sistemato questo qua, poi un giorno farò proprio il video bene, e questo qua anche, così sono tutti a posto. Adesso vediamo, se oggi riesco vorrei fare quelli sotto, però non lo so, perché devo portare Matti che deve tagliare i capelli, cioè portarlo, accompagnarlo a tagliare i capelli, e deve andare a che ora? Alle 3:30, dunque non lo so se riusciamo a fare altre cose, perché già, che ora è? È già 12:20, figuriamoci, ora che è pronto, mancano ancora 15 minuti, poi risistema, lava i piatti, queste cose qua, fai presto. E niente ragazze, volevo solo aggiornarvi, ho lavato anche i pavimenti, qui ha piovuto, sono andata a fare un pagamento con mia mamma, che dovevo andare qui vicino, dalla ricevitoria, e dunque ho fatto un po' di cosine veramente. Vediamo cosa riesco a fare, dobbiamo preparare anche la valigia del Mati, è stato bravissimo, stasettimana ha iniziato a fare i compiti per le vacanze, praticamente ha un libricino che dovrebbe aiutarlo per prepararlo per le medie, ed è stato proprio bravo. Intanto sto condendo l'insalata ragazzi, sto prendendo le cose che mi servono, che mi sono fatta un'insalatina di lattughino, pomodorini e cipolla, quella gialla, perché la devo finire. E niente, poi l'altro cosa vi dovevo dire, basta, non so se andrò via, adesso vediamo, perché qua anche il tempo è brutto, io facevo conto di andare da qualche parte qualche giorno, magari da venerdì che era il mio compleanno al pomeriggio, ma non lo so, vedremo, si vedrà. Per adesso, se fa brutto tempo, non ci si muove, perché mi sembra aver capito che da brutto fino a domenica qua. Comunque vediamo. Il buono è che si sono abbassate le temperature. Tanto sto girando l'insalata. Il gatto si è messo al suo posto perché ha capito che è ora di pranzo. Lui va sempre lì quando sa che è ora di pranzo, lui si mette nella sua cestina. Vabbè, adesso mi ha vista che lo guarda. E boh ragazze, adesso giriamo ancora un po' il risottino. Che profumino. Il brodo sto usando quello del mio dado, quello che ho fatto io, che avevo fatto vedere, quello di carne quando avevo fatto il bollito, io lo utilizzo sempre, lo tengo, lo congelo, lo faccio ristringere e poi lo congelo.
Comunque quando si fa questi lavori che si svuota gli armadi, salta sempre fuori cose che sono poi da far sparire, che proprio non servono più. Avevo tantissimi piattini di tazzine che le tazzine non ci sono più perché si sono rotte. Come i contenitori di plastica avevo un sacco di coperchi, ragazze, ma tantissimi, E non avevo più il contenitore sotto perché magari mi cadeva e si spaccava. E boh, adesso ragazze vi saluto, ci sentiamo più tardi. Ciao. Siamo arrivati da tagliare i capelli, guardate un po' che fisichino, guardate un po' che capellini belli e guardate cos'è arrivato qui, cos'è arrivato qui, cos'è arrivato qui, un pacchettino. Aspetta, come... andiamo in casa. Ed eccoci qua, siamo arrivati in casa. Adesso lo apriamo. Che cos'è? Che cos'è? Look Fantastic è arrivato. Aspettate ragazze che vi appoggio. Dovreste vedermi mentre lo apro. Oh, che bella che è questa qui, che bel colore. Se ve la apro ragazzi ve la faccio vedere, guardate che spettacolo. Arancione, bellissima, guardate ragazze che bella, guardate, guardate. Oh, ma che carina. A dopo, dopo l'apriamo. Ciao ciao. Ed eccoci ragazze, ho finito anche di fare il video della beauty box. Adesso mi rilasso 15-20 minuti, infatti mi vedete sul il lucida là, cioè il gloss lì, come si chiama. Adesso mi voglio rilassare un attimino ragazze, perché veramente sono stanca. Siamo andati col Mati che doveva tagliare i capelli. Questi sono i patch che c'erano dentro nella confezione di luglio e li sto tenendo su anche stasera. Praticamente vorrei, dato che la confezione dentro era molto molto piena di prodotto, mi dispiacerebbe un sacco buttarlo via, e allora ho pensato di riutilizzarle per un po' di volte, perché tanto stanno, cioè vedete, non si muovono, si rinumidiscono. Adesso le lascio, provo, c'è scritto un quarto d'ora e 20 minuti e vediamo come va ragazze. Per cena Matteo gli faccio le scaloppine e con due patatine fritte, io ho gli spinaci e non lo so, avrei la Philadelphia da far fuori, che così, cioè sto cercando questi giorni di non lasciare in giro troppa roba, uno perché poi il Mati andando via così, dunque tante cosine non le rimarrebbero lì, tipo il pane, quello che usa lui, dei toast, queste cose, e allora stiamo cercando di far fuori un po' le cosine e buon, poi se riesco anche ad andare via qualche giorno poi vediamo. E niente ragazze, sono contenta perché sono riuscita a fare anche l'altro video, quello della fine dei miei prodotti preferiti, le mie cose preferite del mese di luglio. Ho intenzione di chiamarlo sempre così, perché non è prodotti preferiti del mese, ma proprio sono tanti argomenti, e dunque lo chiamerò probabilmente così, le cose che io preferisco, qualcosa del genere. Adesso poi me lo studierò in questi giorni. Mi manca da fare la recensione del libro, di parlarvi del libro che l'ho finito di leggere, sto leggendo l'altro. Questi due qui mi sono piaciuti un sacco, veramente, cioè sono libri proprio veramente di, cioè insomma, molto molto interessanti, che ti danno molto spunto per fare dei ragionamenti, perché tante volte è vero che noi ci soffermiamo su altre cose, invece dovremmo andare oltre e vedere altre cose. E proprio che sono le belle. Adesso la vostra Cricri si riposa un pochettino. Se riesco mi guardo qualche video, che sono indietro con un sacco di video delle ragazze. Poi adesso ho iniziato a seguire anche un'altra ragazza che mi piace tantissimo, ma proprio tantissimo. È calma, è proprio dolce. Io quelle ragazze così le adoro. E niente, dunque guardo anche i suoi video. Vi mando un bacione, a più tardi, sicuramente più tardi, per la buonanotte.
che stasera c'è la live, giustamente, perché oggi è mercoledì e io tutti i mercoledì faccio la live se riesco, che non c'è impedimenti così. Tra l'altro oggi, ragazzi, stanotte ho dormito niente, ho dormito boh, avrò dormito mezz'oretta, un'ora in tutto. Comunque, problemi, troppi problemi, problemi. Andate via dalla Cristina, no, vogliamo stare vicino alla Cristina, ci siamo affezionati, no, la Cristina sta bene anche da sola, no, dobbiamo stargli vicino, dobbiamo sempre stargli vicino. Io lo conosco, quel musoliso, io lo guardo e l'occhietto mi farà, io lo conosco, quel musoliso. Ciao ragazze, a dopo. Ciao ragazzi, ieri non ho registrato più niente perché era veramente troppo tardi, dopo ieri sera, così finita la live così, e mi è passato per la mente e ho detto vabbè, lo porto avanti domani, dato che ci sono, faccio anche fare anche oggi. Allora stamattina vabbè, mi sono alzata, oggi ho lavorato, come vi dicevo ieri sera nella live, sono andata a vedere, a pulire bene una casa che la devono vendere. E a me piace molto fare questo lavoro perché poi posso decidere come spostare anche le cose, mi è permesso scegliere un pochettino anche queste cose e dunque mi piace un sacco sistemare un po' le cosine a modo mio. E niente, adesso abbiamo mangiato, avevo del ragù, così anche quello. Praticamente il congelatore si può dire che è quasi vuoto, infatti vi faccio vedere, ma praticamente sono stata bravissima quest'anno. Perché di solito io quando Matteo va via così col suo papà, vedete qua dentro sono rimaste soltanto tipo prezzemolo, l'aglio, tutte quelle cose che io congelo per l'inverno, il pesto che ho fatto. Ah, una di voi mi ha dato un consiglio che sicuramente la prossima volta che farò il pesto la utilizzerò, praticamente di usare i bicchierini di plastica e poi metterli dentro in un sacchetto, lo farò sicuramente. Poi vi faccio vedere come sarà fatto. Guardate, il congelatore, praticamente, infatti l'ho già anche pulito. Mi sono rimaste delle patatine fritte, spinaci, un minestrone e dei piselli. Che vorrei fare tipo l'hummus che l'ho visto fare, mi sa che a me piacerebbe un sacco. E anche il frigorifero, guardate, il vuoto. Praticamente rimane la carne che mangerò io stasera. Matteo faccio le piadine e invece io mangerò la carne. Quel formaggio lo utilizzeremo per le piadine lì mi è rimasta della marmellata e c'ho dell'insalata. Sono stata bravissima. Anche qua c'è un macello, devo finire di sistemare, però praticamente è quasi vuoto. E niente ragazze, adesso mi manca da lavare i piatti, buttare dell'immondizia, più che altro plastica, andare un salto a prendere due cosine a Carrefour per le piadine e se riesco mi metto un attimino fuori al sole, perché Mattia alle 3 andrà in piscina con un suo amico, viene a prenderlo la sua mamma e infatti farei conto di andare subito a prendere, così dopo io non mi muovo più, perché poi dopo stasera vado in farmacia, stasera poi quando torno facciamo anche la valigia del Mati, così è tutto a posto. E niente ragazzi, magari vi faccio vedere se intanto che prepariamo. E niente, vi mando un bacione grandissimo, ciao, a più tardi. Ragazzuole belle, siamo qui in bagno che mi sta preparando perché devo andare a pulire la farmacia e volevo solo fare una piccola considerazione con voi. Vi ho appoggiato lì perché così è un po' comodo per pettinarmi, perché non saprei dove mettervi. Siamo qua in bagno tanto per far veloce. Allora, prima parlavo con la mia amica la Mari e parlavamo della felicità e di queste cose qua, che gli dicevo che io mi sento sempre felice e gli ho detto anche a lei oggi praticamente, ma cosa ho da lamentarmi? Io allora sì, è vero, non ho soldi, non sono una persona benestante, queste cose qua, ma non sono queste le cose che ti fanno poi sentire bene, perché io conosco tante gente che ha tanti soldi ma bene non ci sta. E niente, la felicità secondo il mio punto di vista sono le piccole cose, ma proprio piccole. Guardate per esempio l'esempio di oggi. Stamattina sono andata a lavorare, la signora era strafelice ragazze, ma sapete cosa vuol dire felice? E mi ha detto che lei non ha mai avuto nessuno che gli ha pulito così bene una casa. E metto questa qua, io di solito, ve l'ho già fatta vedere, infatti la uso anche in faccia. Come dopo sole, dato che sono stata fuori a prendere un po' di sole, l'ho già messo anche sul corpo, però sulla faccia me lo riaggiungo un po'.
e devo andare in su. E boh. E niente, e dunque era felice la signora lì dove sono andata a lavorare. In più, i denti li ho già fatti, in più sono venuta a casa, avevo già il sugo di ragù che a Matteo piace tantissimo, si è mangiato un bel piatto di pasta, era tutto bello contento. Ci siamo guardati ancora una puntata della serie che stiamo seguendo. Poi l'ha chiamato un suo compagno se voleva andare con lui in piscina, lui era tutto felice andato, io stra felice perché se Matteo è felice sono felice anch'io. E dunque ragazze, poi quando lui è andato l'ho preso, mi sono presa un bel libro, sono uscita a leggerlo, è un libro bellissimo ragazze, che l'ho fatto arrivare, è arrivato oggi, ed è questo qua, perché vorrei fare la spesa in un modo un po' più consapevole, è facile fare la spesa se sai leggere le etichette, questo qua, e mi piacerebbe capire un po' più delle etichette, tutte quelle letterine che non si capiscono. E boh, e dunque cosa c'ho da lamentarmi? Sono andata fuori, sotto il sole, ho preso un po' di colore ancora, ho letto, se avevo caldo potevo rinfrescarmi nella piscinetta, cosa c'ho da lamentarmi? Cosa c'ho da pretendere di più? Mi pulisco perché mi sembra sempre di avere la matita, boh. Vabbè. E niente, dunque questa era la mia considerazione. Cosa c'ho da lamentarmi? Niente. Adesso ragazze vi saluto, vi mando un bacione e vedo, o lo chiudo così il vlog, o se no magari vado avanti ancora un pezzo stasera, vediamo.